Succede che dopo 10 anni ti trovi a ricominciare un ciclo. Spesso accade nella nostra vita che ogni volta che ci ritroviamo davanti al numero 10 capiamo di aver raggiunto un traguardo. Il numero 10 l'ha raggiunto anche la Master League, l'ha fatto l'anno scorso e inizia ormai la sua seconda decade di vita proprio quest'anno. Smokeman è campione Master League 2020-2021. Well, bravo, done. Bravo, bravo. Alone in my car, I'm in a parking lot. Darkest spot my mind, my tongue is dry. Why do I crumble quickly, stumble swiftly? Se sono bastati questi pochi secondi ad emozionarvi, sappiate che questo è solo un assaggio di quello che potrete rivivere grazie al Blu-ray della stagione 2020-2021 di Formula Italian Team. Oltre 7 ore di contenuti, attraverso la quale potrete rivivere i 4 campionati principali: Master League, Pro League, Sport League e Prime League, ma anche gli eventi singoli e a ruote coperte con Gran Turismo Sport e Assetto Corsa Competizione. Uno sguardo anche sugli eventi internazionali che nel corso della stagione hanno visto impegnati i piloti della community di Formula Italian Team. La seconda edizione del Fit Karting Experience, la top 10 dei sorpassi e altri contenuti extra solo per voi. E quindi vi aspettiamo sul nostro sito www.formulaitalianteam.com per prenotare la vostra copia.
Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti. L'ultima gara settimanale sul circuito brasiliano di Interlagos. Appuntamento che può essere decisivo per l'assegnazione del campionato Prime League 2021-2022. Ma ai posteri l'ardua sentenza, perché c'è ancora tanto da dire e c'è ancora tanto da scrivere. Con me in cabina di commento a farmi compagnia nella gara di questa sera abbiamo un paio di ospiti, il primo Lorenzo Tamorri. Buonasera Luca, buonasera a tutti, stasera speriamo di vedere una splendida gara con una Prime, con tantissimo tiro di più. Mentre nella stanza dei bottoni la direzione gara Ernesto Coppola. Buonasera a tutti, ciao Luca. E quindi ci avviamo a questo terz'ultimo appuntamento stagionale con un campionato piloti ancora in palio, 55 punti di vantaggio di Ferra nei confronti di River, che quindi deve assolutamente accorciare di almeno 3 punti nella gara odierna se non vuole che il campionato finisca proprio dopo la gara di questa sera, e quindi rendendo inutili le, tra virgolette, inutili le ultime due gare, che dopo la settimana di pausa andranno negli Emirati, prima a Jeddah, dove sta facendo tappa la Formula 1 anche oggi, e poi a Abu Dhabi per l'ultimo appuntamento stagionale. Line-up che è pressoché identica a quella della settimana scorsa, con l'unico cambiamento che vede Krikkonen tornare nel suo posto di sedile originale in Mercedes e Luca Bigno tornare invece in veste dei colori Williams. Ma andiamo subito in qualifica, abbiamo Lewis provvisoriamente al comando con 67 millesimi di vantaggio nei confronti di Ferra, un primo 8 secondi 805 millesimi, il tempo segnato dal pilota della Aston Martin davanti a Ferra. Poi Luca Bigno, Kiko Driver, Roby, Liam Marr, Naspats, chi come Dio il Rosso, questi i tempi cronometrati fino a questo momento. Roby che va a segnare ora un tempo cronometrato, si ferma a poco meno di un secondo e quarto dalla pole position di Lewis, mentre c'è River ora in pista, segna 16.8 nel primo settore, leggermente più lento del rilevamento di Lewis, leggermente più lento anche di Ferra. Attendiamo però l'aggiornamento nel settore centrale che dice 39.9 per un River che ha decisamente alzato il piede da questo punto di vista. In pista anche Krikkonen, che però appena lanciato subito la S2 Senna vede il suo tempo cancellato, quindi nulla da fare per il pilota Mercedes che alza subito il piede, mentre arrivano un 17.1 per Black Biagio e un 17.2 per il Boa, che però in questo momento sono in pista con gomme a mescola media, mentre tutti i piloti che hanno fatto segnare un tempo, ad eccezione del Rosso 93 che è in nona posizione in veste di pilota Alfa Romeo, sono tutti quanti stati segnati con gomme a mescola soft, banda rossa. Ormai abbiamo iniziato una perde il Boa in uscita dall'ultima curva, escursione sull'erba e giro da rifare. Boa in questo momento è ancora senza tempo, un 17.2 nel primo settore, un 35.6 nel settore centrale, solo nel settore centrale accusa un secondo e due di ritardo rispetto ai leader Lewis e Ferra, che sono entrambi anche insieme a Luca Bigno passati in 34.4 nel settore centrale. Monitor Luca, dimmi. Sfido qualsiasi pilota master a fare il tempo nel secondo settore di commento. Beh, che dire, 395 millesimi. Effettivamente abbastanza veloce. River Marathon, un primo 7 secondi, 755 millesimi, praticamente per mezzo decimo, 49 millesimi. Scalza dalla pole position River Marathon, mette Lewis fra sé e Ferra, e questa potrebbe essere forse la situazione migliore, o comunque una situazione molto interessante per River Marathon se vuole tenere aperto il campionato. Nel frattempo andiamo a vedere anche Luca Bigno che è in pista in questo momento. Black Biagio continua a girare anche lui su gomma media, 17.0 nel primo settore, si migliora ma non lo fa nel settore centrale dove passa in 35.3. Chi come Dio intanto 35.5 nel settore centrale. C'è Alex Merino girato a curva 1. E infatti stavo vedendo proprio in questo momento la bandiera gialla proprio mentre sopraggiungeva una Red Bull che è quella di Kiko Driver, che si è appena lanciato. Chi come Dio, primo settore 17.0 contro il 17.1 di Naspats.
che chiude il suo giro e lo fa in ottava posizione, a un secondo e mezzo dalla vetta in questo momento. C'è Lewis che è ancora in linea con il suo tempo, potrebbe insidiare la pole con un buon secondo settore. Vediamo come andrà a chiudere questo secondo settore. Sta togliendo 60 millesimi, quindi potrebbe... ecco, niente da fare, la perde malamente in uscita all'ultima curva. Proprio mentre... stava togliendo? Stava togliendo 60 millesimi. E... appunto, gufata. Eccoci qui. Tra l'altro lo vediamo ora in sovraimpressione, era arrivato anche il record nel settore centrale, primo pilota a scendere sul 34.3 in quel settore, mentre arriva un 16.6 per Ferra nel primo settore, che è il record, ma alza forse no, deve ancora arrivare, pardon, nel settore centrale. Chicco Driver che arriva in questo momento e si piazza in quinta posizione, togliendo... no, in seconda posizione. Seconda posizione a 36 millesimi, si infila fra River Marano e Leutz, mentre sta arrivando anche Ferra, che era passato con il record di 16.6 nel primo settore, fa ancora record 34.354 nel settore centrale, una pole position che dovrebbe tornare provvisoriamente nelle mani dell'alfiere Mercedes, ed è così per 110 millesimi nei confronti di River Marathon. Continua a girare con gomma media Black Piaggio quando manca non molto al termine della sessione. Vediamo se magari vorrà puntare ad una strategia alternativa o andrà magari a sprecare solamente un set di gomme rosse negli ultimi minuti. C'è una sorpresa. Nel frattempo c'è il rosso che sta completando un altro giro e si sta migliorando almeno nel primo settore. Dicevo, c'è una sorpresa a fine gara. La pioggia. Dovrebbe arrivare a 45 minuti, quindi nella parte proprio finale della gara. Il rosso 17.0 nel primo settore, arriva un 16.8 del Boa, che poi fa 35.6 nel settore centrale. Perde quasi tutto nel secondo settore il rosso. Siamo adesso nel rettilineo, decide di abortire il giro e rientra in box. E allora andiamo con Sniper Samu, il Boa, che era passato in 16.8 al primo settore, 35.0 nel settore centrale, non un super rilevamento, 7 decimi dalla pole solo nel settore centrale del tracciato, quello più guidato. Arriva ora per segnare un tempo che lo porta in sesta posizione a un secondo e uno da Ferra. Una spaccatura abbastanza netta in questo momento, perché abbiamo i primi 5 in 3 decimi e poi Sniper Samu che paga 7 decimi da Luca Bigno, che è quinto. E Black Biagio insiste con gomma media, si è migliorato leggermente nel primo settore, vediamo adesso nel settore centrale dove potrebbe soffrire di più la differenza di mescola, cosa riuscirà a concludere. Continua a fare di volta in volta i suoi migliori parziali personali, scende per la prima volta sotto il 17 con 16.9 del primo settore, ora sta arrivando nel secondo rilevamento cronometrico. Lo fa, vediamo l'aggiornamento del monitor dei tempi. Anche se ovviamente, ripeto, non sarà sicuramente un giro indicativo, vedremo, perché 4 minuti sta migliorando termine. Il suo tempo, non so neanche quanto possa convenirgli consumare così tanto questa gomma con cui appunto ti da Biagio che ci deve partire questa gomma. Un secondo e due fa ancora la sua miglior prestazione personale, un primo 8 secondi 933 millesimi. Nel frattempo rientra Robby. Samu Robby si mette in sesta posizione a 9 decimi dalla prestazione di Ferra, si ferma ad un primo 8 secondi 573 millesimi il suo cronometro. Nel frattempo è partito il giro di Leutz, anche Gatti un secondo 16.7 nel secondo settore, 16.7 nel primo settore, paga poco meno di un decimo nei confronti di Ferra, arriva ora al secondo riferimento cronometrico. Oh, ancora molto al limite. È abbastanza buono, stava togliendo un paio di decimi, 34.2 record nel settore centrale per un Leutz che arriva sul traguardo e lizza per la pole, polsia con 53 millesimi di vantaggio nei confronti di Ferra. E torna in pista anche Luca Pigno con la Williams. E Biagio torna ai box, sarà al pelo per montare le gomme rosse, perché poco meno di 3 minuti a termine. Lui, sarebbe incredibile il contrario. Gallianz intanto primo settore 16.9 con gomma media, poi 34.8 nel settore centrale. Forse Gallianz invece vuole partire con la media
credo a questo punto, nella speranza di fare una sosta in meno e aspettare la pioggia. Sesto. Si mette sesto a 7 decimi, ottimo rilevamento per Gallianz, che in 1.8378 diventa il primo dei piloti con la gomma media. Girano il lato per chi come Dio, che si stava migliorando, ma è andato largo tra le ultime due curve. Partito il giro di Luca Bigno, che arriva ora al primo settore. Dicevo, Krikkonen al suo terzo tentativo, i primi due con le due gomme precedenti, tutte e due annullate. E quindi non ha ancora un tempo, in fondo la griglia ci riprova. Luca Bigno intanto migliora il suo personale, 16-7 nel primo settore, non lontano, anzi... meglio della pole di Lewis, in teoria, anzi in pratica è 8 millesimi più veloce nel primo settore, ma si sa, qui ad Interlagos la chiave è il settore centrale. Intanto Krikkonen parte, vediamo se questo sarà il giro buono. Chi come Dio, 17-7 primo settore, non si migliora. Oh, che traverso di Luca Bigno, che alla fine va nell'erba e quindi compromette il suo ultimo tentativo. Vediamo se eventualmente Gallianz avrà carburante per un secondo tentativo. Partire settimo non è male, sesto non è male, però magari è carburante per un secondo tentativo, perché il tempo c'è. Beh, con gomma media ci sarebbe tutto, insomma. Se non è la Naspaz che abortisce il suo tentativo. Oh, Krikkonen fuori! Krikkonen fuori! Vediamo la mappa. L'ha persa nel settore. Tratto centrale, sì. Sì. Rientra Gallianz, soddisfatto del suo giro. Quella è la curva di Emis in Prime. Sta proprio passando in quelle, in quella parte del tracciato. Chicco driver in questo momento. Luca Bigno intanto ci riprova con un 16,9, però lontano dal suo rilevamento precedente di 2 decimi nel primo settore. Vediamo se migliora il settore centrale, dove Lewis in questo momento detiene il record di 34,2. In pista ferra, river, chicco, Lewis non esce. Luca Bigno non si migliora, sta perdendo un decimo e mezzo circa dal suo stesso rilevamento, quindi... sembrerebbe intenzionato. Rientra. Partito il giro di chicco driver, che è in quarta posizione davanti a Luca Bigno. Non una qualifica esaltante per un pilota che spesso e volentieri nel giro secco si è mostrato particolarmente competitivo. E allora, mamma mia. Vediamo il rilevamento al primo settore da parte di Chicco Driver, che aveva un 16.710 come miglior rilevamento in quel settore. Attendiamo l'aggiornamento nel monitor dei tempi. Mentre buono per River, il primo settore toglie mezzo decimo. Annulla, cioè, perdona, alza il piede Chicco Driver, e allora River arriva. 16.7 anche per il Boa, 2 millesimi più veloce di Lewis al primo settore. 16.9 per Elena. 16.9 anche per Biaggio. Attendiamo River al secondo settore. Errore, Black Piaggio. River arriva, non si migliora Ferra. Su quei tempi. Non si migliora Ferra al primo settore. River 34,3 settore centrale, un po' lontano da Lewis. Si sta migliorando, vediamo se si mette davanti a Ferra. Ferra 2 decimi sta togliendo, attenzione. E Ferra ha fatto un super settore centrale, 34,0. Arriva ora sul traguardo il leader del campionato, colori Mercedes, e va in pole con 193 millesimi di secondo di vantaggio nei confronti di Lewis, che prende anche la scia involontaria, credo, di Samu. Era un Alfa Romeo, ma aveva già preso bandiera, quindi niente da fare per Lewis. Disastro Black Biaggio, che partirà in top 10 con la rossa, partirà in top 10 con la gialla usata. Tanti giri già fatti, deve sperare che la pioggia cambi previsione, e forse giri, neanche di mia. Poco gomme che non sono che poi poco durature, però E quindi c'è da dire che con la pioggia che arriverà nel finale non ha bisogno di farle durare tanto, potrà andare presto su una soft e magari sperare undercut su tutti gli altri. Insomma, diciamo, non è stata proprio una grande qualifica questa da parte di Biaggio, che sicuramente poteva anche qualificarsi molto più avanti con una soft. Sì, ma ha completamente sbagliato il giro. Secondo settore, alla curva Emis, stava andando a muro come Rip. L'ha salvata. Ormai ufficialmente ribattezzata.
Sì, 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 sì. È come la variante Capuzzo a Monza. La variante Capuzzo. E allora, conclusa questa sessione di qualifica, attendiamo solamente i risultati ufficiali a schermo prima di andare in pausa e ritrovarci poi per il giro di formazione e per la gara con Ferra in pole position davanti a Leutz e River Marathon. River che dovrà trovare una magia. A Ferra basta non perdere punti nei confronti di River Marathon per chiudere il campionato questa sera. A River serve guadagnarne almeno 3 nei confronti di Ferra per mantenere il distacco ai 52 punti minimi canonici, che sono quelli poi disponibili per le ultime due gare, ovvero 50 dalla vittoria più un punto per ogni gara per il giro veloce, sono 52. Eccoli quindi i risultati finali, con Ferra che si mette in pole position davanti a Leutz, pilota che spesso e volentieri nel corso della stagione è stato molto veloce, ma molto poco concreto e poco costante. E allora, con questi risultati, come dicevo in precedenza, noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo con la partenza del Gran Premio del Brasile Prime League. Tornati in diretta con le vetture che hanno appena lasciato la griglia di partenza per il giro di formazione e noi quindi andiamo subito a vedere proprio la griglia di partenza. Ferra in pole position affiancato dall'Aston Martin di Leutz, seconda fila per River Marathon con l'Alpine Kiko Driver sulla Red Bull. In terza fila, quinta posizione per la Williams di Luca Pigno, la peggior qualifica stagionale dal suo esordio in pit, affiancato dall'Alfa Romeo del Boa che deve riscattare un brutto esordio in Messico. Gallianz e Robin, quarta fila, mentre in quinta fila Bianlec, Biagio e in rosso con il pilota Alfatori che sarà molto, insomma, svantaggiato dalle gomme. Da Pazzecchi come Dio, sesta fila, undicesima e dodicesima posizione, poi Elela in tredicesima posizione affiancata dalla Ferrari di Alex Pilotino. In ottava fila Cricone nella sua Mercedes, che clamorosamente non sono riusciti a chiudere neanche un giro cronometrato in qualifica con 3 giri annullati, insomma, consecutivi, e ultima posizione per lui. L'avevamo visto nelle prime fasi, quelle poco prima di collegarci, squalificato dalla sessione. Deve esserci stato davvero un qui pro quo per lui che quest'anno no. Sendiamo un velo pietoso e andiamo avanti. Sì. Squalificato perché andava contro mano a letto. Bene, ma non benissimo. Per quanto riguarda invece le classifiche, lo ricordiamo nella classifica piloti, in questo momento con queste posizioni River sarebbe avanti, Ferra sarebbe davanti a River di 65 lunghezze con queste posizioni se si dovessero confermare a fine gara, ma è ancora tutto da scrivere e tutto da vedere. Io a questo punto lancio la solita palla da bowling prima ad Ernesto e poi a Lorenzo, un pronostico sbagliato. Ah, prima a me? Vedo bene Lorenzo. Lorenzo cosa ci dice? Io direi Leutz fino alla pioggia.
poi e vediamo. Poi Ferra. Una vista anche alle gomme, tutti su gomma soft, tranne Gallianz, Biagio, Liammar, Pilotino e Krikkonen. E allora ci prepariamo al via di questo Gran Premio del Brasile, con i semafori che tra poco si andranno ad accendere. Arriva la bandiera verde in fondo allo schieramento con 2, 3, 4, 5 luci rosse, lo spegnimento, il via della Prime League, Gran Premio del Brasile. Partono le vetture, allora subito, ottimo lo scatto davanti da parte di Lewis, che riesce ad infilarsi nei confronti di Ferra, con le Ferra che va molto lungo. La fin, Robby si è girato in curva 1. L'abbiamo visto con la coda dell'occhio, girando occhio, perché davanti può essere il terzo incomodo. River che si riesce a mettere in mezzo, attenzione, verso la Dossina lo Lago, con Ferra che alla fine esce davanti, davanti a Lewis. Poi River, poi Luca Bigno, poi Kiko Driver, poi tutti gli altri. Abbiamo visto qualche danno. Oh, disastro. Oh. La River credo abbia danno. River ha disintegrato tutta l'ala. Tutta l'ala, clamoroso errore di River. E questa può essere già decisiva per il campionato. La gara è lunga, ma insomma già si è messa molto male per il pilota. Deve aver clamorosamente tamponato Lewis, che a questo punto speriamo non abbia danni al fondo. Sì, c'è stato tamponato Lewis ad alta velocità lì, proprio a punto di staccata, quindi penso che forse abbia mancato. Oh, attenzione! Sniper Simu, anche lui! Sniper Samu! Sniper Samu girato, stesso errore che l'aveva visto protagonista anche in qualifica, mentre ovviamente River Mardon raggiunge i box. Credo arriverà una gomma gialla in attesa della pioggia. Comunque ci sono danni anche per chi come Tio e Robby. Robby probabilmente in curva 1. Eh sì, Robby ha avuto, ti spiego, ha avuto un contatto con un'altra vettura, perché era interno in curva 1, è arrivato lungo e ha centrato un'altra macchina che stava ovviamente facendo la traiettoria esterna, l'ha presa nella fiancata. Ora non ricordo chi fosse, ma il contatto è stato abbastanza Doveva essere Marcus Ram, perché ha un avvertimento per il trasporto vicino. Luni intanto sta risalendo la grandissima dall'ultima posizione con gomme soft nuove, va all'attacco di Biagio all'esterno ed è già in ottava posizione. Stendiamo, è decimo, stendiamo un velo pietoso sulla qualifica, ma in gara Luni è partito a razzo. Vabbè, ha approfittato dei danni. Anche Krikkonen invece Krikkonen con gomma media, esatto, all'uscita dalla Giunzao. E va all'attacco proprio di Biagio, mentre Gallianz ovviamente ha approfittato della dipartita di Rive per guadagnare una posizione. Sembra una Alessio Pilotino che... No! Tocca vedere, mamma mia. Ma io perché sono tornato a nominare Alessio Pilotino, ragazzi? Me lo dite. È questa... Allora, abbiamo visto Lorenzo Virtual Safety Car, purtroppo la telecamera non ci ha aiutato. Lorenzo, ti chiedo di raccontarci, perché abbiamo visto Alex Pilotino probabilmente toccato con chi come Dio che si è girato. È stata una dinamica surreale, perché c'era Alex che voleva superare come Dio e stava ponendo all'esterno, lì nella curva dove ci toccavamo all'epoca con Raffaele. E poi ha scelto di andare interno, e mentre Michele stringeva la curva per si sono agganciati e sbattuti a muro, sostanzialmente. Non una scelta saggia, quindi. Eh sì, ora bisognerebbe rivedere, perché è stato tutto talmente veloce e surreale che non ho capito neanche io come diavolo hanno fatto, ma diciamo che la dinamica era Michele davanti, Alex dietro, e nel fare la curva Alex si era ormai infilato, Michele ha stretto un pochino troppo e si sono agganciati, quindi finire il cambiamento. Beh, stanno riaccelerando i piloti, quindi forse la safety car virtuale, no? Alzano di nuovo il piede, pensavo stesse per terminare, invece DRS è abilitato, riparte proprio adesso. Occhio, perché davanti sono molto vicini, Ferra si è preso un po' di margine, mentre Alex Pilotino con Robby ha rotto l'ala, no, è l'ala di prima, giustamente, Alex Pilotino. Robby ha rischiato di rompere l'ala, perché se l'ha trovato proprio in uscita dall'ultima curva. Occhio a Liammar, Elena che va all'attacco di Robby, si fa vedere all'interno di curva 1. Elena Marino, non una grande serata quella di 7 giorni fa in Messico, oggi rimaniamo in Sud America, ma almeno in questa prima parte di gara le condizioni potrebbero aiutare, perché le grandi difficoltà di Elena Marino settimana scorsa sostanzialmente sono arrivate con la pioggia.
Beh, non è facile, perché all'inizio sta tagliando gli aiuti, ci dava una pioggia. Assolutamente no. Sicuramente la condizione peggiore nella quale ci si può ritrovare. Ferra, Leos, Luca Bigno e Chicco Driver vanno via con Gallians, che è a tutto vantaggio di Gallians, perché più passano i giri, più quella gomma media gli permetterà di stare lì. E ha preso il DRS, Gallians, eh? Che si sta rompendo, perché Chicco Driver è al pelo, è passato sul traguardo a 1-1 dal terzetto di testa. Ferra, Leus, un cambio che sono... Adesso cosa faranno qua davanti, perché se inizieranno a battagliare potrebbero perdere tempo. Ferra, Leus, Luca Bigno, certamente i piloti che in questa prime, nell'arco di tutta la stagione, hanno mostrato le doti velocistiche migliori. Luni sul Naspaz, mamma mia, Luni in sesta posizione, mentre Krikkonen si è un po' fermata la risalita del pilota Mercedes, che è rimasto in decima posizione, ma è ancora lunga. Siamo solamente al giro 5 di 36, ne mancano anche più di 30, con l'incognita della pioggia che ancora pende su tutti, quindi insomma c'è ancora tanta carne al fuoco. È gara in salita per Black Piaggio, che con questa media sta facendo una discreta fatica. Speriamo per lui che la rossa degli altri non duri tantissimo, quindi possa in qualche modo rientrare in gioco. Non è lontano dal rosso, che essendo a 2 secondi la Naspaz non ha il DRS, mentre Luca Bigno in 10-5 fa il giro veloce, Leus attacca Ferra. Attenzione, perché anche Luca Bigno si era affacciato su Ferra, ma alla fine rimane dietro. Leus diventa nuovo leader, ecco, della gara. Black Biaggio, e si tocca con il rosso, fortunatamente un contatto leggero, forse senza danni. Adesso ci riprova. Il rosso è uscito molto male in confronto. Black Biaggio è uscito a velocità di curvatura. E va all'attacco anche Krikkonen nei confronti del rosso, che in un amen si ritrova da ottavo a decimo. Piccolo aggiornamento: un contattino in curva 1 e ha perso la macchina, ha dovuto fare il controllo e quindi ha perso veramente tanto. Poi in uscita, vai Ernesto. Piccolo aggiornamento meteo: la pioggia è prevista prima di fine gara, quindi sicuramente chi ha la rossa non arriverà alla pioggia e dovrà fermarsi, ma chi ha la gialla può aspettarla. Sì, lo stesso River non è tagliato fuori. River, che in questo momento è a 11 secondi da Lian Mar, che in fondo al gruppo, insegue a 3 secondi e mezzo Roby. Vediamo davanti Luca Bigno nei confronti di Leus, e va Luca Bigno, quindi ha preso la posizione prima su Ferra e ora su Leus, che però... Chicco Driver è rientrato, ma Leus sembra avere tutta l'intenzione di rispondere, non voler lasciare facilmente questa leadership a Luca Bigno, e all'esterno della Lossida do Lago si riprende la posizione, la staccata in fondo alla rete opposta. Non devono scherzare troppo, che Gallians non è staccatissimo. E infatti, esattamente Gallians li sta raggiungendo nonostante la mescola più dura, quindi... River Marathon 10-5-5-9, nuovo giro veloce della gara, e ha guadagnato 2 secondi e più nei confronti di Lian Mar. Ricordiamo che è su gomma media, quindi comunque può sta aspettare. Girando già un passo più veloce dei primi. In questo momento River è lontano 36 secondi e mezzo da Leus. Significa che in caso di sosta... Prima erano 44. In caso di sosta sarebbero... sa 10 secondi. Una decina di secondi. Occhio, perché riattacca Luca Bigno di nuovo. Ancora una volta come prima, a metà rettilineo ha già sverniciato Leus. Però questo permette a Leus di impostare bene curva 1 e quindi di uscire molto vicino verso la rete opposta. Ora un po' meno, però... Fatta bene pure Leus, pure Luca Bigno. Occhio, perché addirittura si fa vedere per un momento Chicco Driver nei confronti di Ferra. Sì, Chicco è tornato. Si sta mangiando le mani River, perché davanti la situazione è molto equilibrata. Non è finita, perché ne stavamo parlando prima, ma per River stare in questo gruppo di testa sarebbe stato fondamentale, perché per sparigliare le carte era una grande occasione. Allora, sto giro davanti hanno girato 11-7. River ha commesso qualche errore, che ha fatto 11-9. Prima ha fatto 10-5. Nel frattempo alle spalle di Naspaz si sono accumulati Biaggio e Krikkonen, entrambi probabilmente
ansiosi di tentare un sorpasso e a qui piccolo errore di Nastas, questo viaggio ad alzare. Anche perché la rossa in questo momento inizia anche un po' a scendere di prestazione, quindi per Nastas è stato più difficile tenere dietro, insomma, gli altri su gomma media. Gabbigno si sposta anche all'interno. Viaggio su Naspaz. Viaggio su Naspaz, curva 1, attenzione anche davanti perché c'è Leus, no, che di nuovo va all'attacco nei confronti di Luca Bigno. Ancora la lotta davanti. Roby va in box mentre Leutz, stavolta Luca Bigno alza un po' il piede appena prima della ferratura e lo lascia andare. Leutz si rimette davanti mentre in infografica vediamo in sovraimpressione la differenza di passo fra Ferra e River, che è in fondo con la gomma media, mentre River proprio in questo momento scavalca Roby dopo la sosta in box. River che nel giro precedente, poi vediamo se ha fatto un errore da questo punto di vista, perché prima girava in 10 e mezzo, però si conferma 11 e 9 11 e 8, non vorrei che abbia dato un gran tirone. Gallians intanto 1 e 2 è arrivato da Kicko Driver, stava sì. 3 secondi e passa River per 2 giri, ha usato tutto l'erso capito, adesso sta in derby. Ancora Luca Bigno nei confronti di Leutz, sta diventando una storia infinita questa lotta con Luca Bigno ancora all'esterno, ma Leutz riesce a rimpostare comunque un'ottima staccata all'interno. Luca Bigno splendida la preparazione dell'uscita dalla Esteno Senna per la curva Rosol che porta sulla rete opposta. Ferra si prova ad inserire nella lotta, Luca Bigno alla fine l'ha vinta nei confronti Ferra Gallianza, e ringrazia perché rimane lì. Occhio Krikkonen con Naspaz. Passato nello stesso punto dove era passato prima Lumo, però con un po' più di violenza. Gallianz sotto il secondo. Gallianz sotto il secondo, mi dà l'idea di qualcuno che adesso si attaccherà a questo trenino e non si scollerà. Decimo giro di 36, ci avviciniamo al primo terzo di gara. Luca Bigno al comando, Leutz, Ferra, Kicko Driver e ora anche Gallianz, 5 minuti al comando, tutti su gomma soft, ma Gallianz è sulla media. Vediamo se si muove ancora qualcosa, si potrebbe muovere addirittura Ferra nei confronti di Leutz. Alla fine si però... si sono un po' distanziati in questo giro, quindi... è stato un attimo di tranquillità là davanti. Gallianz è riuscito fuori dal DRS nel frattempo. Apre il DRS Leo, stavolta non sembra intenzionato ad attaccare, infatti alza il piede e lascia che Luca Bigno rimanga davanti. Vedi, nel primo giro in cui questo gruppetto non si è disturbato, Gallianz ha perso di nuovo il DRS. Sta rientrando, ma hanno riguadagnato qualcosa. Sì. Sì, beh, ma era quello che dicevo prima, battagliare in questo modo, in queste fasi di gara, fa il gioco di chi è partito su gomma media e di River che deve disperatamente cercare di sfruttare la sosta in meno che non dovrà fare a questo punto, visto che si è già fermato, per rientrare. Quindi sostanzialmente a nessuno di questi quattro davanti conviene perdere tempo. La cosa ideale sarebbe che chi ha quel cosina in più di passo si mettesse davanti a tirare gli altri tre, ovviamente. Rivale Leutz, occhio perché forse si affaccia anche Ferra che però decide di rimanere dietro e allora cambia di nuovo la leadership, torna davanti Leutz, torna secondo Luca Bigno. È anche un po' una lotta di nervi da questo punto di vista. Occhio perché è uscito molto bene Kicko Driver nei confronti di Ferra. Ovviamente essendo tutti quanti a termino col DRS, Ferra riesce a difendersi mentre anche il rosso in curva 1 va alla fondo e all'attacco nei confronti di Naspaz, che ovviamente ora sta iniziando ad accusare la differenza di passo rispetto alla parte alta dello schieramento. Ma Naspaz si fa vedere in curva 4, poi decide di lasciar perdere. Diciamo un'azione principalmente di disturbo. Arriva anche l'altra alfa, quella di Sniper Samu, vittima di un testacoda al primo giro che ha compromesso ancora una volta un'ottima qualifica, come era un'ottima gara anche in Messico. Lì errore
oggettivamente ancora più banale, perché con gomme calde e sporche è andato subito a riaccelerare, l'ha persa una volta, l'ha persa due, dopodiché il muro ha detto vieni tra le mie braccia. Ferra su Luca Bigno. Ferra su Luca Bigno e anche lui ben prima della fine del rettifilo si mette a caccia di Leutz, si riporta in seconda posizione, è stato buono terzo, tranquillo a guardare, ora vediamo se va all'attacco. E attenzione a Leutz che, come ho detto, fino alla pioggia lo vedo molto fa tre stanno favoriti. Arrivando su Alex Pilotino, credo. Sì, sì, è Alex. Rikkonen su Biagio. Sono attaccati. Non passerà adesso. No. Arriva molto vicino alla fine della metà opposta, ma la staccata dalla Rossi Dolago non riesce. Occhio, perché lì il gioco è molto severo quando si va con le ruote sul verde. Sì. E sarebbe importante per questi due non perdere tempo, quindi se Krikonen ha qualcosina in più, magari Biagio in maniera intelligente potrebbe sfruttarlo a suo favore a questo punto. Tredicesimo giro di 36, superato il primo terzo di gara. In questo momento ancora nessuna penalità, ma ci sono svariati avvisi. Leutz ne ha uno, Chicco ne ha due, Luni ne ha uno. Due avvisi per Krikkonen, due avvisi per il rosso. Ferra box, Ferra box. Ferra box e quindi attenzione. Intanto la chiave sarà capire dove usciranno. Va su gomma gialla Ferra, non credo che Luca Bigno sarà da meno. Infatti c'è gomma gialla, mescola media pronta anche in casa Williams. Con 14 giri fatti su gomma gomma rossa, non so perché non hanno sinceramente nessun altro treno di rosso a fine gara della pioggia. Non ne avevano non nuove? Non fiducia nella pioggia. No, hanno usato tutte e tre. Ai ai ai, pessima situazione perché escono alle spalle delle due Alfa di Naspaz. E quindi davanti dormono sonni tranquilli Leutz, Chicco Driver e Gallianz. Sinceramente, pur non avendone di nuove, avrei comunque messo una rossa io, cioè con un giro e mezzo su, cioè fatto 14 giri con queste che pure erano usate, altri 14 giri perché... Ripeto, secondo me non sono sicuri quando arriva il cattivo da pioggia. Potrebbe arrivare più tardi. Attenzione! E quanto tempo perde Ferra che rimane imbottigliato in questa situazione alle spalle di Naspaz. È passato però Luca Bigno che ora ha solamente Samu davanti a sé. Occhio perché Ferra! Però. Gli specchietti ce l'hanno tutti. Prime, ti dico che lì non mi ci sarebbe nato. No, però anche gli specchietti sono grandi. Io non mi ci sarei infilato, l'ho detto subito. No. Si sono fermati davanti. Si è fermato Chicco. Ci che sono... esce dietro sì. Luca, ma davanti a Ferra. Che può attaccare. 5 secondi per l'età per lui. Velocità in corsia box. Ovvio. E danno alla addirittura in uscita del box. Mamma mia. No, left. Forse il muretto a sinistra ha stretto troppo? Nel caso del Colosol. Ah, sì, l'ha preso a sinistra. Intanto Sniper Samu invece ha seguito il consiglio di Lorenzo. Gomma soft. Mentre ringraziamo... Samu si è dovuto fermare perché ha avuto una... preso una sportellata credo a un certo punto quando si è toccato con Naspaz, non so se è sin danno all'alba, no sin danno. Mentre ringraziamo Capobianco per il follow, Chicco Driver, devo controllare una cosa, vai Luca Bigno attaccato, pardon, Chicco Driver attaccato alla Ferra che non vuole lasciare scappare via Luca Bigno che sta scappando e ha guadagnato quasi 2 secondi nei confronti di sé di Chicco Driver. No, di nuovo 5 secondi di penalità di nuovo per Luni che torna in box per sistemare l'ala e prende altri 5. Chicco Driver al... Krikkonen primo a finire nella lista dei cattivi. Krikkonen aveva 2 avvisi, prende il terzo e arrivano 3 secondi di penalità, con le penalità che molto probabilmente nella seconda metà di gara prima della pioggia fioccheranno.
Beh, sì, è normale, quando è qua è una pista dove appena provi a spingere vai leggermente oltre quel limite e Krikkonen, nonostante tutto, non riesce ad andare su Black Biaggio, che ha delle gomme molto più vecchie considerando il lungo stint di qualifica. Ecco, appunto. Anche Biaggio, sì, 5 se almeno secondi. Lui sceglierà la gomma rossa, che neanche di nuovo. Credo di sì. Errore di Leandar, supera il rosso passo. Passa il rosso, infatti c'è la segnalazione di bandiera gialla nel secondo settore che viene prontamente rimossa. Confermo bandiera, gomma rossa per Black Biaggio. Gomma rossa per Biaggio, e quindi segue Samu. Leon Mark in questo momento è in dodicesima posizione, l'ultima utile per la zona punti. Gallians davanti insieme a Krikkonen ovviamente continua la sua cavalcata, 13 secondi nei confronti del pilota Mercedes che è appena davanti a Leuz, Luca Biglio e Ferra che si sono appena fermati. Certo, adesso avrà difficoltà anche a tenere il passo di questi altri piloti. Potrebbe aiutare Ferra forse. Riesce a tenere un po' dietro Leuz, anche se è difficile. Se ti dirò che se Leuz sfrutta, cioè se Leuz è fortunato, riesce a sfruttare Krikkonen col DRS e a superarlo con facilità adesso, dopo qui diciamo verso la fine del primo settore, ne avrebbe un grosso vantaggio, perché riuscirebbe a staccare molto forte ulteriormente. Infatti già un secondo e otto, e adesso avrà di nuovo il DRS, attaccherà, passerà Krikkonen, che rimarrà a fare da tappa agli inseguitori, quindi Leuz ha un'ottima occasione per scappare in questo momento. Vedremo se sarà sfruttabile, anche perché insomma in questo momento sappiamo che questo è un tracciato dove col DRS è molto facile rimanere attaccato più da davanti, anche se si ha qualche decimo in meno, e la possibilità insomma di togliersi gli inseguitori e poter quindi girare anche un pochino più tranquillo. Anche perché insomma passare giro dopo giro a sorpassarsi continuamente significa prendere contatto fra Roby e Liam Marr con Elena Marino, che non è riuscita a tenere la corda nella uscita dalla S Rosenna. C'è stato un ruota a ruota, credo senza danni, no, purtroppo no, purtroppo no, perché lì c'è magari. No, era stato un contatto abbastanza netto, ero sorpreso nel contrario. Luca Biglio su Krikkonen anche lui. Rimane libero alla fine, un secondo e sei, un secondo e mezzo nei confronti di Leuz. Lo vede, lo marca, lo sente. E fra poco toccherà a Ferra, credo, con relativa facilità. Il problema è la pedaliera. Di nuovo errore, Liammar rischia quasi l'uni di colpirla. Il problema è la pedaliera per Krikkonen. Ai ai ai. Sfarfalla l'accelerato. Ai ai ai. Non una gran serata in Mercedes. Pit stop River. Ce l'aspettavamo andasse lungo, invece si ferma per una rossa. Beh, ci può stare, perché comunque in questo momento perde sui primi, e quindi se vuole cercare di entrare magari una sosta sperando in una safety car nei prossimi giri potrebbe avvantaggiarlo. Probabilmente una pioggia che arriverà molto tardi, perché siamo al giro numero 20 di 36 e c'è ancora un sole Ferra splendente. Passa Krikkonen, cambia di posizione, credo. E Krikkonen ora può dare una mano a Ferra, perché tenendo dietro Chicco farebbe staccare il pilota Red Bull dalla zona di RS di Ferra. Potrebbe avere almeno un po' di respiro, un po' meno pressione alle spalle. E infatti ha molta meno velocità Krikkonen, è uscito dalla curva lo solo, nonostante entrambi abbiano il DRS, sia lui che Chicco. Riesce a difendersi, ma Chicco pressa e pressa molto. E intanto Gallians sta perdendo tantissimo sui suoi inseguitori, e Luca Biglio si è riportato un secondo e due, un secondo e tre circa da Leuz, quindi vedremo. Questa è una fase critica per il due qua davanti, perché ovviamente se dovesse riuscire a rientrare sarà praticamente impossibile ricacciarlo fuori, e potrebbero decidere anche di fare un po' squadra, no? Per darsi una mano a vicenda a tenere Ferra lontano piuttosto che battagliare come prima e far rientrare tutto il gruppetto dietro. River credo abbia attaccato Liam Marr, ma o è andato lungo, perché l'ho visto mettersi davanti e poi tornare dietro.
stavo riflettendo su una cosa. Conosciamo tutti che River è uno che consuma tanto le coppe. Attenzione, bandiera gialla. Viaggio. Ok. Uscita da... dicevo che conosciamo che River, sappiamo tutti che River consuma tanto le coppe. Non vorrei che questa sosta sia arrivata nel momento in cui l'ingegnere del gioco gli ha detto 10 minuti alla pioggia. Ci starebbe mettere una rossa nuova. Quindi fare uno sprint per accorciare e poi giocarsela dopo. Eh sì. Grigore intanto sosta questo, anche per lui. Questo mi fa capire perché Gallen si stia allungando così. Sì, è molto, molto dubito che possa riuscire ad arrivarci alla pioggia, però si mancano ancora 10 minuti. Nel frattempo River si prende la posizione su Lianmar. Che fai box. E Luni, Robby con Luni, in bagarre. Ciao Robby. Ah, giro da 5 secondi. Ai, sta miesendo a vittime. Hanno fatto proprio... Ah no, scusa, era Luni l'altro. Ho visto la macchina blu dall'onboard di Robby e pensavo fosse compagno di squadra. Sta guadagnando in media quasi 2 secondi al giro Leutz nei confronti di Gallians. Lo vediamo in grafica. Un secondo 797 millesimi in media negli ultimi giri, che diventano un secondo e 9 con Gallians che ha girato 12 alto, ora sta girando in 13 basso, mentre Leutz sta girando in 10 alto, 11 netto. Sì, non riesco a capire il distacco fra Leutz e Luca Bigno, perché adesso ha riguadagnato per assurdo sul dritto Leutz, quindi è molto scarico. Attenzione al rosso dietro Nasco. Molto vicino. Anche lui un po' spaventato dell'oscillazione. Alla fine affonda la staccata, va un po' lungo, ma la gomma gli dovrebbe garantire una buona trazione. Insomma. Va una spazzone. Una spazzata al contrattacco nei confronti del rosso. Occhio. Riesce a tenerla dentro e per il rosso quindi è tutto da rifare. Box per Gallians. Mamma mia. Gallians la stava perdendo in ingresso box, quasi va a muro. Box per Gallians che si è giocato una matta, ma la pioggia l'ha tradito perché non c'è ancora l'ombra di una nuvola. È troppo lontana la pioggia. Anzi dirò che io fossi stato in lui mi sarei fermato anche un po' prima. 10 minuti adesso. Cioè... Mamma mia, rischiamo di vedere forse neanche... Se non arriva una pioggia incredibile, con 10 minuti rischiamo quasi di non vederli montare le gomme da bagnato. Penso che vedremo morti e feriti agli ultimi 10 classico. Ricordate il mio pronostico, non ho parlato a Bamber, ricordate. Gallians torna in pista a 12 secondi da chicco, mentre attenzione per Biagio, Snamo e anche Krikon eseguisce la festa, mentre Luni no, è andato sul rosso, lì sull'erba no. Arriva all'esterno River, arriva forte, si prende la posizione nei confronti del rosso. Occhio a questo terzetto. Occhio a Krigon. Krigon è molto vicino a Samu. Mamma mia, qui alla Larancia. Oh, lungo intanto. L'abbiamo visto Alex Pilotino dietro con la Ferrari. Vediamo ancora il DRS Sniper Samu che si può ancora difendere dall'attacco di Krigon. Quattro secondi e due, Gallians li guadagna 2 secondi e 2 in un giro. Non occhio perché Gallians, se a questo punto Gallians deve fare la preghiera contraria, va 2 secondi al giro più forte dei piloti davanti, se non arriva subito la pioggia. Lungo Samu, Samu è arrivato lunghissimo e ha rischiato di tamponare Black Biagio e poi è stato attaccato a sua volta da Krikon. E anche River Mardon affonda nei confronti di Naspaz, si butta l'inseguimento di Luni a 1 e 3. Mamma mia, Gallians quando sta andando. Fuzziati. Va
davvero fortissimo Gallians. Questa gomma non poteva essere meno. Dicevo, Gallians sicuramente sta facendo ora le preghiere al contrario. Se prima aspettava la pioggia, ora aspetta che arrivi più tardi possibile. 1.8.7 per Gallians, che fa il nuovo giro veloce della gara. Invece per Lewis, guadagna 2 secondi al giro sui leader. Sì, ma 15 secondi da alla vetta. Gli servirebbe almeno dimezzarlo, cioè gli servirebbe una pioggia che arriva verso il trentesimo. Un miracolo. Senza dimenticare che la rossa ovviamente dopo un po' un pelo di irritazione la perde. Piove. Ecco la pioggia, sì. Mentre Sniper Samu è attaccato a Krikkonen. Peccato per Guardians. Doveva resistere. Vedere quanto ci metterà a bagnare la previsione pista, è di pioggia pesante, però vediamo. Questo è il momento peggiore, perché la pista inizia a diventare viscida e insidiosa, e quindi sarà molto difficile per tutti, insomma, riuscire a trovare il giusto feeling per riuscire a continuare a spingere. Mamma, Sniper la stava perdendo malissimo. Attenzione. Ci sono un paio di punti davvero pericolosi con la pioggia qui, Guardians sto giro 11-0. Devi aver fatto qualche errore, infatti me ne sono accorto dal fatto che il gap da Kiko Driver era sceso 2 secondi al giro prima e ora invece ha perso 3 decimi. Attenzione bandiera, oh mamma mia! Il rosso fuori, c'è bandiera gialla e c'è safety car. Safety car a 10 giri dal termine con la pioggia che cade. E qui adesso vedremo chi sarà coraggioso. River subito dentro, ma ovviamente il coraggio è necessità. Sì. River è necessità. Però per gli altri vedremo. River dentro, intermedia. Se la prenderà comoda, Lunin Aspaz lo seguono, Contano nella possibilità che in questi giri di neutralizzazione la pista si bagni. E arrivano i primi. Ma secondo me si fermano tutti, eccoli Leutz, Luca Biglio, perché la pioggia sta aumentando. 5 secondi Leutz. Oh! Ma perché? Ma io guarda. Cioè non aveva senso spingere in questo box. E invece se non farsi del male. Io vorrei dire ve l'avevo detto, però ve l'avevo detto. Lei ce l'aveva detto. Pioggia. Leutz esce con un regalo non gradito dai box. Già. Oh, attenzione Luca Bigno, perché è andato lunghissimo. Non vorrei che abbia rotto, perché è andato davvero lungo. Elena l'ha rotta. Elena ha rotto l'ala, ma l'ha rotta prima, perché la cambia dai box. Elena sì. No, Luca è salvo. Mamma mia, l'abbiamo visto con la coda dell'occhio della telecamera. Si è preso un rischio enorme. Pilotino, gomma, soft. Mago. Il nuovo Ayrton Senna. Adesso guarda, per 5-6 giri la pista rimane asciutta. Sarebbe incredibile, Era in azione. Ah, pilotino ritirato. Sento odore di rabbia in casa Capuozzo. Sì, immagino di sì. Un po' di frustrazione. Ah, ma si è liberato nella corsia box. Sì, perché si era fermato ed era con le rosse. No, a meno che non sia successo non si è ritirato volontariamente. Si è schiantato a curva nei box. Mannaggia. Sì, perché la macchina sì. È stata respawnata in pista. C'è questo bug incredibile. Non solo errore con le gomme, ma poi è arrivata anche la magata finale, perché ovviamente con queste gomme era molto difficile stare in pista. Finisce la gara dell'ex pilotino, è bella bagnata, assolutamente perfetta per le intermedie. Primi 5 che hanno riagganciato River... la safety car. Bello lontano ancora, Guardians non ci ha creduto nella pioggia, mi spiace per lui. Forse si stava sentendo un po' allo stremo anche per quanto riguarda la durata delle gomme. Se mai andrà a podio sarà... Sapendo della pioggia uno si deve fermare prima.
se mai andrà a podio sarà una di quelle domande curiose e gustose da fare a fine gara, cioè come erano le condizioni delle gomme medie, se la cambiate per necessità o la cambiate perché avete ormai andata, arriva tardi ma... le cambio. È la stessa cosa che proposi insieme a Lorenzo, divertito con l'intermedio, tanto non avevi niente da perdere. No, ma ieri sera era azzeccata la strategia, dopo è successo altro. Mi sono meravigliato che nessuno degli altri abbia pensato, vedendo il meteo. No, hanno fatto un buon lavoro gli ingegneri ieri. No, vabbè, ma ieri in questo finale di stagione diciamo che al muretto Alfa abbiamo troppe teste, anche di altre squadre, quindi che no, si stava pensando a tante cose, soprattutto l'Italia ieri, ecco. Vabbè, meglio non pensarci. Ecco appunto. Forse vediamo un altro giro? Forse sì, perché c'è l'Uni a 16 secondi, credo di sì. O può rientrare a sorpresa adesso, o se no con un altro giro. Tra l'altro un'altra cosa che abbiamo notato, vediamo se sarà confermata, nelle gare del Bahrain tutte le volte in cui è entrata la safety la comunicazione di rientro è stata data all'inizio dell'ultimo giro di safety, non all'ultimo settore, perché effettivamente ci sono delle piste per l'ultimo settore sì, nella realtà viene annunciata all'ultimo giro di safety e poi spegne le luci all'ultimo settore, mentre sì e nel gioco no, purtroppo non è intervenuta questa cosa. Già tanto se t'avviso che lì tanto davanti mancano Luni e Naspat che sta portando dietro Robby, mentre Elena purtroppo doppiata, però finendo la gara e sperando in qualche altra disgrazia può ancora mirare la zona punti, e mai dire mai in queste condizioni. Nel frattempo io vi lascio un attimino la palla per passare un attimo al sondaggio. Ma veloce, perché penso che la safety car sia ormai prossimamente gli ultimi metri. Vediamo adesso che arriverà all'inizio del terzo e ultimo settore se spegnerà le luci. Infatti, eccola qua. Safety car in questo giro. E allora pronti per la ripartenza. Attenzione anche al limitatore qua. Bisogna dare ampio margine dietro. C'è un po' staccato Sniper Samu, è lontano, occhio al limitatore di Sniper Samu, perché ecco, adesso riesce a rientrare. Avevamo fatto una cosa bella, tolto il limitatore. No, adesso ce lo rimettiamo, perché è bello. Occhio dietro l'unico River, grande confusione alla fine. River rimane nono, davanti tutto invariato con Gallianz molto vicino alla coda tra Red Bull di Kiko Driver. Luni! Contatto credo da danni almeno per Luni, credo dalla dinamica. Almeno per Luni sicuro. Occhio Liam Barr! All'uscita della curva lo so. Danno invece per River. E danno per River, incredibile. Appena è rientrato nel gruppo, babum. Sniper Samu con Biagio. Sì, errore di Sniper Samu. C'è una Biagio. Vuol dire che River era pure rimasto bello largo. Ancora errore di Sniper Samu. Molta poca confidenza del pilota Alfa in queste condizioni. Mi è sembrato più che altro che ha evitato il tuffo di lui. Sì, l'ho visto molto largo per paura. Grigonen intanto ha già perso un po' di distacco dal gruppo di testa. Leus 1,5 deve cercare di costruire un miracolo con 5 secondi sul groppone. Ferra stava per perdere il controllo in uscita da... E qua pochi giri alla fine, Ferra è assolutamente nella condizione. Di poter portare a casa il titolo. Se la situazione rimane questa, con River ormai fuori dai giochi.
Black Biagio, 3 secondi. Comunque River non è così messo male al momento, anche perché davanti ha 3 piloti con penalità e quindi se riesce a tenere il passo potrebbe arrivare anche sesto. Purtroppo certo. River è costretto sì. a guadagnare 3 punti, quindi ad arrivare obbligatoriamente davanti a Ferrari. Per il suo campionato ovviamente sì. non è bene, però per quanto riguarda la gara ancora potrebbe portare a casa un bottino più che discreto considerando tutto quello che gli è successo. Assolutamente sì. Intanto Gallian si è attaccato a Kiko Driver, che sembra essere un po' in difficoltà. Si è un po' sgranato il quartetto di testa, il quintetto anzi, senza il DRS. Si stanno vedendo in maniera più efficace le differenze fra i passi. River e Ferra in questo momento, River sarebbe campione perché salirebbe a più 66 nei confronti, pardon, Ferra sarebbe campione perché salirebbe a più 66 nei confronti di River. Discorso chiuso anche per i costruttori, con Mercedes 120 punti davanti all'Alpine. Attenzione Luni su Biagio. Luni nei confronti di Biagio, va all'attacco all'esterno di curva 1 e riesce nel sorpasso, ma molto probabilmente lui avrà qualche gatta da pelare a fine gara. Direi più di una. Eh sì, direi più di una, sì. Sarà Cricola e molto probabilmente la prossima preda di Luni e della sua Williams, mentre Gallian sempre molto vicino a Kiko Driver ma non riesce a trovare il varco giusto. Dei stacchi davanti abbastanza plafonati, sì, si stanno più o meno un secondo e mezzo. Sì. Leuz in questo momento è fuori dal podio, credo. No, forse un pelo da Kiko Driver! Che rischio Gallianz all'uscita dalla Giunzao. Prima ha rischiato Kiko e poi Gallianz. Sarebbe... no, il podio sarebbe salvo. Se ne alloni su Krikkonen. Luni l'attacco agevole e forse sempre i problemi alla pedaliera di Kiko di pardon di Krikkonen. Si rifà sotto Gallianz ma è troppo lontano nei punti dove il sorpasso si deve concretizzare. Oh, largo Gallianz, riesce a uscire molto meglio dalla Dossida do Lago, che questa parte, no? Fine della rete opposta, Dossida do Lago e salita della ferratura va davvero forte. Però lì senza un errore del pilota davanti è difficile trovare lo spazio. E poi Kiko pensa abbia perso anche un po' di confidenza dopo quello spavento. 1,7 di vantaggio, occhio perché Leuz gli mancano 7 decimi per salvare la seconda posizione, perché ha 4,3 nei confronti di Ferra. Ancora una volta l'uscita dalla Giunzao, Gallianz non riesce a rimanere attaccato al codone della vettura di Kiko Driver, un po' soffre in trazione pilota dalla Ferrari. Roby con Sniper Samu va all'attacco, probabilmente un errore di Samu, qualche indecisione sempre all'uscita dalla Giunzao. Poi ho tante difficoltà vado. Eh sì, era successo anche in Messico, appena arrivata la pioggia era andato in grandissima difficoltà, a fronte invece di una gara che era stata tutto sommato regolare, solida con l'asciutto. Attenzione a Kiko e Gallianz, forse ancora ci proverà. Ancora Gallianz, ma no, forse può preparare l'uscita, ma la pista è piccola, no. Pista è stretta qui. 4,6 ma può continuare così perché Kiko sotto pressione sta accumulando una serie di piccoli errori. Ancora Gallianz esterno, va sull'erba, che rischio. Ancora Kiko, Gallianz all'esterno, contatto, ma qui era difficile. Doppio. Si è preso un grande rischio, alla fine paga mentre Luni prende 3 secondi. Passa Gallianz. Non ci sono aggiornamenti grafici, quindi credo senza danni per entrambi.
5 secondi di Leutz su Ferra all'inizio dell'ultimo giro. Appena arrivato a 5 secondi, appena arrivato a 5 secondi ne ha presi altri 3. Oh. Perché purtroppo bisogna dire che Leutz sta spingendo tantissimo per cercare di mettere quel margine, quindi magari può essere arrivato quell'avviso. Sarebbe comunque salvo nei confronti di Gallianz, che dovrebbe recuperare un secondo in un giro e mezzo nei confronti di Leutz. Non è impossibile. Non impossibile, tre secondi anche per River compromette ancora di più una gara partita male e finita male. E in realtà non gli cambia nulla, perché era già dietro e quelli davanti con penalità, e quello dietro ha Robby con 3 secondi, quindi rimane 2. Praticamente per River un arrivo in carrozza. Ultimo giro intanto per Leutz con 2 secondi e mezzo di vantaggio. Sì, una brutta carrozza. Anzi, qua ci vorrebbe il carrozzone di Renato Zero, che è una metafora un po'. Attenzione, perché per 7 decimi e Gallianz si prende il podio. 7 decimi, gli serve un miracolo all'ultimo giro. Leutz ha iniziato l'ultimo giro per una vittoria che però in queste condizioni dovrebbe finire nelle mani di Luca Bigno, con Ferra secondo e campione. Secondi e 8 potrebbero diventare forse 3 verso la linea del traguardo. Mamma mia, mamma, che scodata di Leutz! Sì. 8 e 4, 8 e 3. Leutz sta spingendo così come sta spingendo Gallianz. È una lotta virtuale fra di loro. Mentre la classifica conferma i 66 punti di vantaggio di Ferra, che diventeranno 69 quando Leutz passerà sul traguardo, ma con 8 secondi di penalità dà la vittoria a Luca Bigno e dà il secondo posto a Ferra 87, che passa sul traguardo e vince il campionato 2021-2022, la Prime League è di Ferra, leader dalle prime fasi del campionato, grande favorito. Sono arrivati poi a stagione in corso piloti molto competitivi che però non hanno scalfito la preparazione, la freddezza del pilota Mercedes, che al terz'ultimo appuntamento stagionale, complice anche una brutta gara di River, purtroppo non fortunatissima, va ad ipotecare il titolo 2021-2022 della Prime League di Formula Italian Team. Eh sì, diciamo che i suoi avversari di inizio anno, River e Leutz, sono stati un po' lenti ad entrare in stato di grazia, diciamo così, e a inserirlo, quindi gli hanno permesso di accumulare un discreto margine con risultati di una certa costanza di risultati che magari gli altri non hanno avuto, errori e contatti insomma che li hanno portati a lasciare parecchi punti per strada, e sul lungo periodo ovviamente la costanza sappiamo che premia sempre. Quindi bravo Ferra, che insomma sin dall'inizio del campionato è riuscito ad essere sempre là davanti e far valere il suo passo e le sue qualità. E allora champagne per i primi 3 classificati, per la Williams di Luca Bigno, per la Mercedes del campione Ferra e per l'Aston Martin di Leutz, che alla fine riesce a mantenere il podio difendendosi dall'attacco anche disperato di Gallianz nella fase finale di gara, una gara condizionata anche dalla pioggia che è arrivata alla fine. Con questi risultati finali noi ci prendiamo un'altra breve pausa, torniamo fra pochissimo, sempre qui in diretta con i primi 3 classificati, Luca Bigno, Ferra e Leutz, nel post gara. A tra pochissimo. Took my chances.
went the distance. Will to survive. So many times you trade your passion for glory. Don't lose your grip. Spesso succede che dopo 10 anni ti trovi a ricominciare un ciclo, spesso accade nella nostra vita che ogni volta che ci ritroviamo davanti al numero 10 capiamo di aver raggiunto un traguardo. Il numero 10 l'ha raggiunto anche la Master League, l'ha fatto l'anno scorso e inizia ormai la sua seconda decade di vita proprio quest'anno. Ne applausi. Smokeman è campione Master League 2020-2021. Well, bravo, done. Bravo, bravo. Alone in my car, I'm in a parking lot. Darkest spot in my mind, my tongue is dry. Why do I crumble quickly, stumble swiftly? Se sono bastati questi pochi secondi ad emozionarvi, sappiate che questo è solo un assaggio di quello che potrete rivivere grazie al Blu-ray della stagione 2020-2021 di Formula Italian Team. Oltre 7 ore di contenuti attraverso la quale potrete rivivere i 4 campionati principali: Master League, Pro League, Sport League e Prime League, ma anche gli eventi singoli e a ruote coperte con Gran Turismo Sport e Assetto Corsa Competizione. Uno sguardo anche sugli eventi internazionali che nel corso della stagione hanno visto impegnati i piloti della community di Formula Italian Team. La seconda edizione del Fit Karting Experience, la top 10 dei sorpassi e altri contenuti extra solo per voi. E quindi vi aspettiamo sul nostro sito www.formulaitalianteam.com per prenotare la vostra copia. Fit Insider è l'appuntamento settimanale alla quale non potrai rinunciare. Interviste, curiosità, approfondimenti su quello che c'è oltre le gare all'interno di Formula Italian Team. E allora, Fit Insider, ogni domenica alle 18 sui canali di Formula Italian Team. Eccoci ragazzi, questo è il Natlas Car. L'impressione sembra un simulatore come tutti, ma ci sono tanti piccoli dettagli che lo rendono unico nel suo genere. Il tutto parte intanto dal fatto che sia un pacchetto completo. Abbiamo il computer, la centralina,
il casco che è stato modificato per fare spazio al visore, per rendere i fili invisibili e per far sì che non creino nessun problema mentre chi guida sta insomma vivendo la sua esperienza virtuale in pista. Ma ci sono tante cose, partendo dal fatto che tutto si muove sul software che gestisce la macchina. Il software è un software appunto della Natlas Technology che si chiama AirSim. Partiamo per esempio da qui davanti, dove ci sono due ventole della velocità massima di rotazione di 22.000 giri al minuto e che servono appunto per dare la sensazione al pilota virtuale che è all'interno del simulatore dell'aria che proviene proprio dal tracciato, proprio per dare il massimo senso di simulazione possibile. Un altro dettaglio è il G27 modificato, che è stato appunto adattato alle funzionalità della macchina in sé. Parlavamo anche del casco, che come detto è stato modificato per accogliere appunto il visore, che è il cuore pulsante. Ci sono poi queste due piccole ventole che servono nel momento in cui non sono accese le ventole anteriori più grandi, servono per creare un vortice d'aria ed evitare che le lenti del visore si possano appannare e possano quindi compromettere la visione del giocatore, che è tutto. C'è anche un impianto che comprende all'interno del simulatore questi quattro speaker posti ai quattro lati e un sub che è disposto poco dietro la pedaliera per una potenza totale di circa 500 watt. Gli interni sono in pelle, foderati. I pannelli esterni sono rimovibili, quindi possono essere assolutamente personalizzati a seconda di quello che insomma è l'esigenza da chi utilizza la macchina completa. Come vedete, parlavo prima del fatto che tutto il modulo sia insomma un pezzo unico. Qui c'è l'ingresso della corrente che va ad alimentare la centralina e tutti i sistemi interni, quindi processore, pedaliera, volante, tutto quello che serve e che c'è all'interno dell'Atlas Car. Quindi io direi che ormai ho detto praticamente quasi tutto, non resta che saltare al bordo, ci andiamo a fare un bel giro in pista sul circuito del Mugello su una Ferrari SF15H. Eccoci qui. Questo è quello che vediamo dall'interno, guardate che bel panorama, vedono anche i meccanici, la tribuna, di qua possiamo vedere i box, i segnali, bel simbolone Ferrari con tutte le gomme lì dietro, però quello che interessa a noi adesso sarebbe anche scendere in pista. Al Mugello, quindi bucine per lanciarci verso il primo rettilineo, apriamo il DRS, occhio all'uscita, con le ventole si ha davvero una sensazione di immersività notevole in tutto il contesto, ci si lancia verso la San Donato, velocità massima oltre 310 km orari, poi staccata forte fino alla quarta, bisogna tenere la corda, si può soffrire anche leggermente di sottosterzo e via con la prima chicane, poggio secco, curve 2 e 3, giusto tenere la corda così, poi via giù, tutto il gas, ancora sinistra destra e ci si lancia verso la Casanova Savelli, che ci porta poi con questa compressione a uno di quelli che poi diventa uno dei punti più spettacolari del tracciato. Arrabbiata 1 in salita e arrabbiata 2 ancora in salita, non si vede l'uscita che è cieca, ancora in discesa una chicane, destra, sinistra, bisogna mantenere la corda, occhio al gas e ancora destra, decompressione bellissima, occhio alla corda e poi ancora un punto molto spettacolare, le due velocissime curve che ci portano verso l'ultima, la bucine di nuovo dalla settima marcia, quasi 300 km all'ora, si scende in quarta, un po' larghi e poi si va a stringere per cercare la corda, via giù di gas, si apre il DRS, massima velocità per andare a concludere il nostro giro
sulla pista del Mugello, davvero fantastico. Finalmente, dopo un po' di pubblicità, stavo aspettando anche un pochettino Ferro, perché a quanto pare in Mercedes i festeggiamenti si stanno prolungando abbastanza, ma detto questo, diamo ovviamente spazio anche agli altri. E ovviamente Ferra è pur sempre campione dopo la gara di questa sera, ma non è il vincitore. E il vincitore invece è Luca Bigno, che dopo una qualifica che dicevamo in precedenza forse non è stata la migliore della stagione, forse è stata la peggiore da quando hai esordito in Prime, se non erro, però sei comunque riuscito a ricostruire molto bene la gara. Beh sì, la qualifica non stava andando bene, in qualifica non sono mai andato, cioè non sono andato bene. Stavo facendo un giro molto interessante dove potevo abbassare 3-4 decimi, ma ho sbagliato all'ultima curva e quindi è andato. Comunque sono partito quinto, non troppo male. Già nei primi giri sono riuscito a stare comunque nei tre, ad attaccare. Poi con il DRS ci sono state tante battaglie. Poi pit stop, un giro in anticipo rispetto a Leutz, quindi io e Ferra ci siamo trovati un po' di traffico, che questo sapevo che mi avrebbe fatto perdere, e comunque era riuscito Leutz a 2 secondi, quindi speravo di poter recuperare. In effetti sono riuscito comunque a scendere col distacco, a tenermi sull'1,5, poi scendeva, saliva, ma comunque tra il secondo e i 2 secondi. E poi con la safety car e con la pioggia non avevo intenzione di prendermi rischi, poi quando ho visto che Leutz aveva preso la penalità di 5 secondi ho detto non mi prendo nessun rischio assolutamente, non provo a sorpassare, a fare manovre, perché avrei buttato una gara. E poi quindi comunque sono andato con cautela gli ultimi giri, poi quando ho visto che aveva preso altri 3 secondi ho detto basta, rallento, magari comunque non mi prendo assolutamente nessun rischio, vado più piano nelle uscite di curva, e alla fine sono riuscito a portarla a casa. Voglio fare comunque i complimenti a Ferra per il campionato. Obiettivo per l'anno prossimo andare a contestare il titolo a Ferra, visto che sei arrivato a, diciamo, al lavoro in corso. Allora, l'anno prossimo si vedrà come finisce quest'anno, dai. Benissimo, tra l'altro tu parlavi di traffico della prima sosta, lì sei stato
abile e fortunato, perché da quella situazione che si era creata, se non sbaglio, con Krikkonen e Samu alla bico dopato al tornantino nel tratto misto, si è riuscito a sviare e Ferra poi è rimasto bloccato lì. Esatto, perché ho visto che due erano andati lunghi, poi anche Ferra allora ho stretto completamente in uscita e sono riuscito a passare, sono stato anche un pochino fortunato. Perfetto, non so se ha qualche curiosità Ernesto. Ah no, vabbè, una domanda che farò dopo, su quando si prevedeva la pioggia. Perfetto, infatti questa è un po' la diciamo la cosa che ci ha tenuti sulle spine durante tutta la diretta. Allora, grazie Luca, dovrebbe finalmente averci raggiunto da i festeggiosi, se possiamo così usare una qualcosa che forse nel vocabolario non c'è. Ci ha raggiunto Ferra, che con la gara di questa sera, insomma, al netto di tragedie degne della battaglia di Maratona, dovrebbe aver finalmente chiuso i giochi su questo campionato 2021-2022 della Prime League. Insomma, per mesi pacato, tranquillo, mo vediamo, testa alla prossima, però adesso... No, scialacqua. Adesso basta, dai, a meno che di tragedie nel post-gara, ma non credo, non penso, non so se è successo qualcosa, io dalla mia gara non ho visto nulla di che, quindi dovrebbe essere confermato. Nel dubbio, io una birrettina me la bevo. Ma in realtà vedo che già sei pronto per uscire, penso di dare la birrettina. esco a festeggiare. E dopo tutto è venerdì. Sono contento e prima cosa faccio i complimenti a River per il campionato, per aver lottato fino alla fine, anche perché siamo arrivati alla fine del campionato, quindi gli ho mandato su, anzi mi ha scritto lui per primo, mi ha fatto i complimenti, lo ringrazio, io ho ricambiato assolutamente un bel campionato, complimenti a Christian. E gara partita bene, poi non so cosa è successo, ma hanno segnalato subito un danno appunto a River. La gara di stasera era, diciamo, una gara nella gara, correvo contro di lui, quindi una volta che ho visto, che ho sentito che c'aveva il danno, non ho neanche più di tanto resistito a Leo e a Luca. C'è stato un attimo di tragedia al rientro. Sosta. Esatto, al rientro, perché un po' di traffico, però sono riuscito a tirarmi fuori. Beh, oddio, ho perso tantissimo. E basta, ho chiuso. Dovrei avere chiuso così stasera il campionato. Campionato che è chiuso anche per quanto riguarda l'altro campionato per il costruttori, con 120 punti esatto. Di vantaggio su Alpine, siete più che tranquilli. E volevo fare complimenti anche a Christian, bravissimo a Christian, anche Luca che ha portato, quando ha corso con noi, due o tre gare, adesso non mi ricordo quante, ha fatto anche lui punti importanti, quindi complimenti a tutti, complimenti anche a Kaiser, Matteo, che mi ha aiutato in tutto quest'anno praticamente, e bravi tutti il team Mercedes. Perfetto, e a proposito di questo volevo dirti un aggiornamento su quello che c'era stato all'inizio gara, praticamente, e tra l'altro credevamo che ci sarebbero stati dei danni per Leo, poi ne parleremo anche con lui, perché da quello che siamo riusciti a capire, praticamente arriverà la staccata della Ferradu, ha tamponato in pieno Leutz, disintegrando completamente la vettura anteriore, quindi per un attimo siamo stati con il perché ha rotto l'ala. Di solito spesso capita che quando rompe la Ferradu, quasi potrebbero aprire scenari non proprio da film per bambini, ma lasciamo stare, che tanto sono le 23:13 per tutti. No, perché in partenza c'era Leo che era partito molto meglio di me. Sì. Il mio obiettivo era lasciarlo in mezzo tra me e River. Quindi io ho resistito lì, è stato l'unico momento della gara dove ho tirato un attimo le corde per star davanti. Prima della ferradura l'ho passato io alla curva 4, mi sembra Dossidato Lago, sì, 1, 2, 3, alla curva 4 io sono riuscito a star lì davanti, poi io alla ferradura ho sentito niente, mi hanno detto dopo che River aveva rotto, quindi nel senso, a me non è successo niente, River ha toccato Leo non penso abbia toccato me, quindi dovrebbe essere a posto in teoria la mia gara.
Infatti adesso andremo proprio da Leuz. Allora Fabio, ti ringraziamo e andiamo da Leuz. Una vittoria sfumata forse in primis non tanto per i 3 secondi, ma per i 5 ai box, che secondo me sono stati micidiali da quel punto di vista. Sì, mamma mia, infatti quei 5 secondi a parer mio sembrano, diciamo, inventati a parer mio, perché entro nella corsia dei box e ero giusto agli 80, sì, proprio il limite giusto, mi ha dato comunque la penalità. Purtroppo praticamente questo... è come se il gioco, credo, non contasse i... cioè tu non vedi decimali, perché a volte mi capita che sei a 80 spaccati, sì, e non ti dà penalità, e altre volte sempre ad 80 spaccati la prendi. Quindi, come se infatti il gioco c'avevo anche una frazione di secondo che avevo comunque l'80 verde, non so se riuscirò a fare disputa su questo, almeno per quello. Poi i 3 secondi, vabbè, ci sta per il nervoso, e vabbè, comunque... pare il mio, senza la penalità, vabbè, cose, poteri forti, no? I poteri forti sopra. E comunque pare il mio dominata, e comunque bravissimi sia Luca che Fabio, che hanno fatto una gara pazzesca, soprattutto nella parte iniziale, che abbiamo fatto una bellissima lotta. E complimenti Fabio per il campionato, perché comunque sei stato molto costante e mi hai fatto spingere più del dovuto, quindi ci sta. Il prossimo anno sarà... devi fare qualche zero in meno, sennò per il resto... Esatto. L'anno prossimo ci saranno anche upgrade del setup di casa. Perché alla fine si tratta di capire, dobbiamo andare in fabbrica e capire. Dobbiamo analizzare i dati. Esatto. Il problema è che non lo possiamo neanche più dire, perché mo non so cosa succederà adesso a dicembre, ma in questo momento a Binotto bisogna dire ha capito. Dopo 2 anni a capire, ha capito. Ma a posto. No, comunque dai, la qualifica comunque alla fine è andata molto bene. Mi aspettavo comunque di partire anche terzo, quarto, però insomma un secondo posto. Peccato per l'ultima curva che avevo perso un pochino, però ci sta. Poi per il primo giro ho detto dai, non forzo tanto come tutte le altre volte che ho fatto, perché io la mia testa dice cose. Allora ho detto vabbè, andiamo un po' tranquilli. Fabio è stato bravissimo, molto corretto, e mi ritrovo in curva 5 che mi ritrovo con River che mi viene addosso. Fortunatamente non ho avuto danni. Infatti quello che stavo di l'incubo. Quello che ci siamo chiesti in diretta è stato, ma non è che avrà danni, perché probabilmente la trambata non è stata piccola, ecco. No, infatti mi aspettavo tantissimo che mi avesse fatto un bel danno al fondo, invece ho avuto una fortuna pazzesca. Peccato per River che... poteva lottare anche lui nelle prime posizioni, ma non ho capito come mai c'è stato quel contatto lì. Cioè, più che altro ero vicino a Fabio, non volevo ritrovarmi in una situazione di fare la stessa fine che ha fatto River con me, quindi andandogli addosso, quindi ho rallentato un attimino prima, così almeno da essere un attimino tranquillo per continuare la gara, che tanto era lunga, era il primo giro e quindi ci stava. E niente, mi sono ritrovato River che mi è venuto completamente addosso e non sapevo come gestire, perché se sto guardando davanti non posso sapere cosa succede dietro. Assolutamente. E quindi ecco. Dando però... in chat stanno arrivando i complimenti da parte di River a Ferra e Christian, Ferra per il titolo e a Christian anche per... costruttore di Mercedes, diciamo, arriva anche si palesa anche da dominio pubblico. Poi fino alla poi vabbè, lotta pazzesca, bellissima, alla fine mi ritrovo con la safety car giusto per entrare ai box, perché cavolo, no, non potevi aspettare ancora, e entri, metti l'intermedio, peccato per quei 5 secondi che non avevano un minimo di senso, e poi ho detto vabbè, spingiamo, una certa prendo i 3 secondi, ero lì, mannaggia, però vabbè, lo stesso, per me sono più che soddisfatto, ho
dominato la gara in pista. Afan le penalità, però comunque sono contento. Diciamo, il passo c'era, il resto da ripulire, ma al netto dei 5 secondi che sono stati anche un po' più sfortunati, i 3 secondi, sì, che si è, l'avevamo capito anche nella diretta che erano arrivati perché stavi cercando di spingere per prendere gap sugli altri per quei 5 secondi e c'eri quasi, addirittura quasi su Ferra, poi con 3 secondi più è diventata ovviamente difficile. Sì, infatti, però comunque almeno il terzo posto me lo sono guadagnato in ogni caso. Quindi sono comunque contento. A questo punto, aspetta, Ernesto, io gli lascio un attimo la domanda, perché visto che la voleva fare, a questo punto lasciamo rispondere tutti e tre. Per capire sì, la domanda, la domanda classica che ci siamo fatti da inizio gara, anzi dalle qualifiche. Quanto in là l'aspettava la pioggia, visto che alla sosta avete portato tutti per una gialla e nessuno ha azzardato una rossa. Allora, chi è che risponde prima? Ma visto che ci sei, puoi andare tu, dai, poi andiamo in ordine. Va bene. Nel mio caso ho avuto un attimo un panic moment perché non ho visto nella grafica tra quante caselle veniva la pioggia. Ho chiesto un attimo secondo al mio compagno e sono riuscito un attimo a capire, ho detto va bene dai, mettiamo rossa gialla, perché rossa rossa ho detto no, è troppo rischioso e sicuramente andava troppo in là, e quindi ho detto vabbè, metto rossa gialla e in ogni caso, anche se non veniva la pioggia, si andava tranquilli fino alla fine. Ferra? Aspetta che sei mutato. Vai. Mi senti adesso, assolutamente. Luca? Assolutamente. Sì, Ernesto, la pioggia la dava agli ultimi due slot. No, dico, quindi... in gara non va mai detto 10 minuti alla pioggia, sì, oppure quando stavate alla sosta. Perché io guardando il live timing, ve lo posso dire ovviamente, avevo notato che sarebbe arrivata per gli ultimi, non dico 10, ma almeno 8 giri. Quindi mi aspettavo una mossa strana. Io avevo paura che non si bagnava la pista, per quello. Anche perché vedendo Gallens che era partito con le gialle, e praticamente due giri dopo che ha messo le rosse è arrivata la pioggia. Sì. No, ma il punto era proprio quello, che non sapevamo se si bagnava la pista. Quindi nel dubbio sono andato con la gialla, alla fine è arrivata fino in fondo. Tu sicuro non dovevi rischiare niente. Appunto, esatto, tra l'altro. Esatto. Luca invece, per quanto riguarda la strategia in vista della pioggia, com'era la situazione? Ah sì, più o meno è lo stesso anche per me. Poi io, da quello che mi dicevano durante la gara, fin dall'inizio volevo fare rossa-gialla perché rossa-rossa sarebbe stato anche per me troppo rischioso, ma... base a quello che mi dicevano, io mi immaginavo più o meno gli ultimi 5, anche un po' di più giri, dove pioveva, non sapevo neanche se sarebbe stata pioggia da gomme da bagnato, alla fine lo è stata, ma comunque non, la strategia sotto questo punto di vista non è stato un grande problema per me. Perfetto. Allora, andiamo in chiusura, il driver of the day è un clamoroso pareggio, un trittico col 33% delle preferenze, quindi praticamente non abbiamo un driver of the day reale oggi. Ero convinto che c'è stata una parità di voti fra, vado a ricontrollare, tra Luca Bigno, Ferra e Chicco, e quindi non abbiamo un reale vincitore, nominarne tre è un po' troppo, quindi... facciamo che oggi passa in cavalleria. Al netto di questo, ragazzi, noi vi ringraziamo ovviamente come sempre per la presenza nel post gara. Vi lasciamo andare al debriefing che vi aspetta la direzione gara. Ringrazio Ernesto, ringrazio Lorenzo e ovviamente vi ricordiamo che la settimana prossima i campionati di Formula Italia Team sono in pausa, ma rimanete a seguirci sui nostri social perché c'è ancora molto che arriverà, quindi mi raccomando sui nostri social, Instagram, Facebook, ci trovate ovunque, Formula Italian Team, e appuntamento quindi fra due settimane, dove inizierà davvero lo sprint finale di questa stagione con le due gare negli Emirati. Prima agenda.
poi Abu Dhabi. Grazie a tutti, buon venerdì, buon weekend, buonanotte. Ciao.